bisogna che le persone riprendano a mettere al centro della propria vita il tema della felicità. Io credo che questo sia un momento fondamentale dove bisogna che tutti proviamo a fare questo genere di pensiero. Ovviamente guardare la nostra vita, riflettere sulla nostra vita, non certamente sulla vita degli altri, non certamente facendoci gli affari degli altri, anche se so che questo è difficile perché i social ovviamente ci hanno abituato un pochino tutti a fare i ficcanasi ormai 24 ore su 24, perché ritengo che il tema della felicità sia importante. Beh, intanto perché per il lavoro che faccio noto sempre di più un senso di scoraggiamento, un senso anche di mestizia, di tristezza sul futuro. E quando le persone pensano al futuro, ovviamente pensano al lavoro, pensano a questo momento così chiamato del post-Covid, e ovviamente hanno molti dubbi, molte perplessità. Hanno anche molta paura per quello che potrebbe accadere. Saremo fuori dal Covid? Certo, questo è un tema fondamentale sul quale spero i politici, coloro che si occupano di salute pubblica, insomma, daranno senza dubbio una mano, di questo ne sono abbastanza convinto. Ma io ritengo che questo non sia alla fin fine il problema. Il problema è la felicità umana. Stamattina rileggevo una parte del Vangelo dove si fa proprio questa affermazione: cercate il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più. E mi sono domandato cos'è oggi il regno di Dio. Certo, da un punto di vista religioso, per chi studia queste cose, per chi è credente, lo sa fin troppo bene che cos'è il regno di Dio. Ma cos'è il regno di Dio per le persone, per gli esseri umani, anche non credenti, anche lontani dalla religione? Cercare il regno di Dio che cosa vuol dire? Vuol dire cercare le cose fondamentali della vita, cercare la felicità, cercare quel significato della vita che dà veramente una pienezza alla vita. E se noi cerchiamo questo senso della vita, questo regno di Dio che è il significato della vita, che è anche fatta di momenti non sempre facili da superare, ma che è quella gioia di fondo che dovrebbe accompagnare la vita di ogni essere umano, bene, se cerchiamo questo, beh, forse vuol dire che non l'abbiamo ancora, forse vuol dire che siamo costantemente in una situazione di cammino. E nonostante tutto, è questo il tema fondamentale: cercare la felicità, cercare di dare uno scopo alla vita, una finalità alla vita, una finalità che sia e che dia una pienezza alla nostra esistenza. Questa viene trovata sicuramente nelle cose che facciamo, forse dobbiamo cominciare a farle anche in modo diverso. Forse tante persone che fanno tante cose le dovrebbero fare in modo molto diverso, se non sono contenti di ciò che fanno. Forse dovrebbero anche cambiare cose da fare. Certo, si può anche cambiare la propria vita. Uno può anche scegliere di vivere un'altra vita, ma molto spesso si tratta semplicemente di fare le cose in modo diverso, cioè cercare nelle cose che ciascuno di noi fa, nelle relazioni, nel lavoro, con noi stessi, con una nostra visione religiosa, una propria filosofia, con le cose che facciamo tutti i giorni, cercare questo regno di Dio, questo nocciolo incandescente, per così dire, che dà uno scopo alla vita. Io credo che molte persone non siano contente della propria vita. Forse questo momento è anche un momento fondamentale per fermarsi, per riflettere. Già ci siamo dovuti fermare, ma forse è arrivato il momento di fare veramente i conti con questo tema. Siamo felici? Cosa possiamo fare per essere felici? Cosa possiamo fare per dare uno scopo alla nostra vita? Forse questo è anche il momento dare una sterzata, di trasformare la nostra vita fuori di noi, senza dubbio, nel lavoro, nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di andare a scuola, nel nostro modo di fare tantissime cose, ma forse soprattutto dentro di noi. Io credo che questo sia il grande tema fondamentale, cambiare dentro, e forse questo regno di Dio comincia proprio da questo.